Letture da parte degli studenti e momenti musicali. È così che comincia l'incontro con Gabriella Ebbano, autrice del libro Insieme a Felice il coraggio nella voce delle donne, al liceo classico linguistico e coreutico Ruggero VII, con gli alunni delle classi terze e quarte. Appuntamento che rientra nell'iniziativa Libriamoci, un'esperienza che si ripete anche quest'anno nella scuola e che ha coinvolto gli alunni nel corso della settimana in cui si sono alternati reading di testi in lingua originale, letture ad alta voce e incontri. Quello di venerdì è l'appuntamento conclusivo, mentre il primo incontro si è svolto lunedì 24 ottobre con l'autore Francesco Scarlata, coinvolgendo gli alunni delle classi prime e seconde. Martedì 25 ottobre con le giornaliste Roberta Fuschi e Patrizia Maltese, questa volta con le classi quinte. Da 3 anni aderiamo a questo progetto di promozione della lettura a livello nazionale, ma soprattutto perché crediamo nell'alto valore della lettura come strumento di pensiero. Come modo perché i giovani comincino a sviluppare il senso critico attraverso lo studio delle fonti della letteratura, ma non soltanto della letteratura narrativa, anche della letteratura d'inchiesta. E oggi concludiamo il tema del mito con la presentazione del libro di Gabriella Ebbano sulla figura di Felicia, che giudichiamo essere veramente un mito nella nostra storia di Sicilia a difesa della legalità. Libriamoci è un'iniziativa che nasce da un progetto del MIUR, del MIBACT e del Centro per la Lettura. Noi abbiamo aderito iscrivendoci a questa banca dati e abbiamo strutturato la settimana in modo dinamico. Lo scopo di questa settimana è quello di valorizzare il piacere della lettura e il piacere della lettura ad alta voce. I ragazzi hanno contribuito anche con momenti reading di lettura nelle 6 lingue, latino, greco, inglese, francese, spagnolo e tedesco, in aula magna, sul mito, con dei salottini di reading che diciamo si sono creati all'interno dell'istituto, dove appunto ci sono degli ambienti di apprendimento consoni proprio a questi momenti di incontro. Il tutto diciamo con spirito di partecipazione, di collaborazione e di piacere. È sempre importante parlare con i ragazzi perché senza retorica loro sono il nostro futuro, quindi questo messaggio di legalità, di coraggio, di giustizia che traspare forte dal racconto di queste donne deve essere rivolto a loro. Perché appunto c'è da parlare di questi grandi personaggi, di questi grandi, diciamo, non eroi, ma di questi uomini, queste vittime della mafia che hanno lasciato un segno forte in tutti noi. E queste donne, queste madri, queste sorelle, queste figlie ne parlano anche negli aspetti più intimi. Poi una cosa che sarò contenta di dire, perché l'ho saputa proprio questa settimana, è che questo libro è tra i finalisti di un importante premio nazionale dedicato a Piersanti Mattarella e a fine novembre sarò a Roma, a Montecitorio, per diciamo sapere quale sarà l'esito, ma comunque per me è già una grande vittoria essere tra i finalisti.